spinale tipo 1. Attualmente è una malattia a cui non esiste cura, tuttavia qualcosa sembra si stia muovendo a livello di sperimentazione di farmaci, ma anche a livello di cellule staminali. Abbiamo quindi fatto questa petizione per cercare di portare un farmaco molto promettente che attualmente è aperto soltanto all'ESMA tipo 2. Vogliamo portarlo anche in Italia ed aprirlo all'ESMA tipo 1. L'11 aprile saremo a Roma a consegnare personalmente questa petizione al Presidente della Repubblica. L'altra parte sono le cellule staminali, cellule che attualmente sono bloccate, tra virgolette, dal nuovo decreto che ha fatto Balduzzi, che secondo questo decreto chi già ha iniziato, ha avviato le pratiche oppure ha fatto il carottaggio può continuare con queste infusioni, può continuare per questa strada. Chi invece come noi è ancora agli inizi, non ha fatto ancora nulla, rimane fuori. Christian ora ha 17 mesi, quando vi siete accorti della malattia? Noi ci siamo accorti intorno al secondo mese d'età che il bambino non stava bene, perché non si reggeva bene in braccio, non reggeva la testa, e quindi da lì i vari controlli che poi all'età di 5 mesi ci hanno detto che era atrofia muscolare spinale. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedo. L'onorevole Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo, si è interessato per noi, ci accompagnerà dal presidente napoletano per consegnare la petizione. La petizione la potete trovare sul sito www.lottiamoperchristiano.it. Ci sono due petizioni, una è per l'ISIS, una per le staminali. Quelle per l'ISIS per allargare lo studio dell'ESMA 1 e anche in Italia. Quella per le staminali è per bloccare questo decreto, che comunque ci fa restare fuori da una delle due possibilità che abbiamo, sono queste. Attualmente sembrano tutte e due raggiungibili. Praticamente ci hanno tolto tutta la speranza che noi ponevamo in queste due terapie.